Ciao, bentornati sul mio canale. Come sempre, io sono Pasquale e questo è Il Risparmio, il mio progetto al raggiungimento o per il raggiungimento della mia indipendenza finanziaria. Volevo iniziare questo video prima di passare alle tematiche solite con un po' di simpatia, un po' di frizzantezza, un po' di imitazioni. Siccome collaboro con tanti YouTuber con i quali poi sono diventato abbastanza amico, allora ho detto: ma perché ogni video non cerco di imitare uno di loro e mettere una piccola chicca in mezzo? Allora, oggi voglio cominciare con Gianluca Ranieri Bandini, che è uno dei miei amicissimi per quanto riguarda le live insieme a Domenico di Vivere Dividendi, ma ovviamente è una persona che sta molto allo scherzo. Per cui, ciao ragazzi, mi chiamo Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader e un investitore. Io no, mi faccio cagare in tutte le cose. Comunque, bentornati di nuovo sul canale. E dopo la cagata che ho detto prima, oggi parliamo di un'altra azienda che ho in portafoglio, la Target Corporation, un'azienda che è molto ma molto importante negli Stati Uniti d'America, è l'ottavo rivenditore retail nell'ambito degli Stati Uniti d'America, per cui è un player importante in questo campo. Per cui volevo andare ad analizzarla perché ho cominciato un pochino questa serie con varie aziende prima. Di tutte quelle aziende che sono presenti nel mio portafoglio di Trading 212, tra l'altro, se non usi Trading 212 e vuoi iscriverti, trovi il link affiliato qui sotto in descrizione e alle prime 20 telefonate, no, ai primi 20 che si iscrivono, ovviamente arriva un'azione gratis a lui e una a me. E io ne ho già ricevute 7, per cui affrettatevi, marchettina, per chi non ama le marchette, marchettina due volte. Allora, andiamo a capire prima di tutto chi è Target Corporation. È una società di vendita a dettaglio, come dicevo prima, ed è l'ottavo più grande rivenditore degli Stati Uniti d'America e tra l'altro ovviamente fa parte dell'indice S&P 500. È nata con un nome diverso nel 1902, per cui ha una storia piuttosto lunga. All'inizio si chiamava Goodfellow Dry Goods, ma poi dopo varie vicissitudini e cambi di nome è arrivata ad essere chiamata come oggi Target Corporation. Target cerca di offrire dei prodotti a basso costo, ma che siano di tendenza, per cui cerca di diciamo, discostarsi da quello che è il mercato di riferimento dei grossi retailer che vendono merce a basso costo. Invece di venderli il prezzo più basso, cerca di vendere il prezzo più basso, però che sia di tendenza. E questo l'ha un po' diversificata dai player, dalla concorrenza, proprio perché appunto è un modello di business completamente diverso e questo ha permesso all'azienda di crescere nel tempo. L'ho aggiunta perché, come ho detto anche in precedenza, come ho fatto anche negli aggiornamenti precedenti del mio portafoglio, ho aggiunto sempre più aziende che fanno parte del settore commerciale o del settore industriale, per cui Dow Jones, Industrial Average o S&P 500, e ho ridotto le quote di aziende che fanno parte invece del Nasdaq 100, perché ovviamente è un portafoglio costruito per un vecchio decrepito come me che deve avere un po' più di stabilità e deve concentrarsi più sulla produttività vera e propria che non sulla crescita esponenziale enorme e futura. Comunque andiamo un attimino a vedere come è ridotta. Comunque, ridotta, sì. Comunque andiamo a vedere come si comporta Target in ambito finanziario e soprattutto quali sono i suoi dettagli importanti che potrebbero far propendere e che hanno fatto propendere me ad investire in questa azienda. Ed eccoci su Simply Wall Street. Prima di andare insomma ad analizzare, volevo leggere un attimino il business profile, così come presenta Simply Wall Street, che sicuramente lo presenta di meglio di quanto non lo possa presentare io, che sono un semplice calabro irlandese. Potrei essere chiamato Pasquale Riganello, così come sono anche Pascal O'Riganel. Allora, Target Corporation opera come un retailer di merchandising, soprattutto negli Stati Uniti d'America, anzi completamente negli Stati Uniti d'America. Si occupa di offrire cibo, anche perishable, per cui diciamo fresco, dry grocery, per cui tutta quella merce che è in scatolata o anche insomma che è a lunga conservazione, dairy, per cui tutto quello che è derivato dal latte, e frozen item. Questo per quanto riguarda la parte food, ma anche vestiario, accessori, prodotti di art decor da inserire appunto come arredamento in casa, elettronica, giocattoli, offerte stagionali, per cui anche periodo natalizio, Pasquale e così via, e altri merchandising diversi. Inoltre anche household, per cui tutto quello che può essere utile per la casa, e quello che è legato al beauty, per cui salute e bellezza. L'azienda ha anche nei propri negozi delle amenities, per cui delle zone di svago come i Target Café, Target Optical, e
Devi Starbucks vende i propri prodotti attraverso i propri negozi fisici, ma anche attraverso i negozi online, per cui attraverso la vendita online, per cui opera in tutti e due i canali. E su questo anche Walmart, che è nel mio portafoglio e di cui parlerò nel video successivo, si è mossa anche sotto questo punto di vista, appunto per diversificare l'offerta e per avere la possibilità di vendere anche in periodi pandemici che potrebbero capitare. Beh, chi conosce la pandemia? A marzo 2020 l'azienda aveva 1900 negozi fisici, quindi non è che piccolezze. È stata, come dicevo prima, fondata nel 1902. E il suo quartier generale è a Minneapolis, nel Minnesota. Bene, dopo questa pappardella che non finiva mai, andiamo sul sito a cercare di capire l'azienda, come si comporta sul mercato. Prima di tutto andiamo a vedere il prezzo. E diciamo, il prezzo dell'azienda è stato sempre crescente, così come quello delle altre aziende che operano in questo campo, lento ma costantemente in crescita, perché è un'azienda che continuamente cerca di seguire il trend e appunto, come dicevo prima, non vende solo roba a basso costo, ma roba, vestiti o altre decorazioni o cibo a basso costo che però è di tendenza. Per cui, seguendo la moda, segue quello che è il mercato che in quel momento va. Inoltre, se andiamo a vedere il ritorno nell'anno passato e quindi includiamo anche quella che è la pandemia, ha reso il 46,4%. Che se guardiamo i 5 anni sono il 118%, inclusi i dividendi, e poi andiamo a vedere quant'è, il 156,4%. Un'azienda di questo tipo, essendo un'azienda molto legata ai consumi non solo stagionali ma anche di tendenza, ha una volatilità molto bassa perché nel momento in cui una tendenza va a scomparire, ne viene un'altra e per cui i prodotti precedenti vengono sostituiti con quelli nuovi. Questo è un forte vantaggio economico rispetto appunto a quei negozi fisici che invece vendono i cosiddetti tutto un euro o come c'era una volta, se sei giovane non lo sai, ma sei vecchio come me, tutto a 1000 lire. Andiamo a vedere la valutazione che ci viene data da Simpi Wall Street, che è leggermente sottovalutata. A me questo poco importa perché tutte le aziende del mio portafoglio sono con un piano di accumulo capitale o Dollar Cost Averaging, DCA, per cui io continuamente ogni mese vado a mettere quote percentuali sempre le stesse sull'azienda e il prezzo a lungo periodo si medierà e quello non mi interessa tanto. L'importante è avere più quote di quell'azienda che nel tempo andranno ad apprezzarsi. Vediamo la crescita futura che viene indicata dal S&P Wall Street. Per quanto riguarda gli earnings, un 5,1% anno stimato e per quanto riguarda il revenue, 1,9% anno stimato. Come dicevo prima, sono aziende queste che crescono piano, ma crescono sempre ed è quello che interessa a me per questo portafoglio che ho creato su Trading 212 e ovviamente, come avete visto, come hai visto nell'ultimo video dei miei investimenti, comunque non mi sta deludendo. Andiamo a vedere la salute finanziaria dell'azienda. Gli asset a lungo termine vanno a coprire tutto quello che sono le liabilities a breve e a lungo termine. Inoltre, andiamo a vedere anche come la situazione debitoria come si va a evolvere nel tempo, abbiamo anche una certa disponibilità di cash che si è venuta ad incrementare poi soprattutto in questa 2020, dove in realtà la crisi pandemica avrebbe dovuto dare dei forti scombussolamenti a queste aziende, ma con l'aumento delle vendite online questa differenza non si è andata a notare molto e qui si può vedere come appunto il debito è andato a scendere ed è aumentato solo in quest'ultimo periodo, ma comunque anche come l'equity sono andate a aumentare e anche la parte di cash è andata a aumentare. E sul grafico qui possiamo vederlo ancora meglio, dove il debito è di 14 miliardi, ma abbiamo già 29 miliardi di physical asset e anche 7 miliardi di cash, per cui diciamo la metà dei debiti può essere coperta immediatamente in cash. E inoltre abbiamo anche una piccola parte, quasi $1 milione di account receivable, per cui di fatture che sono in attesa di essere pagate. E quei 10 miliardi di qui che andiamo account payable sono fatture che devono essere pagate, per cui sono fatture che magari potrebbero ancora non essere scadute e non è detto che questo vada a impattare l'azienda di per sé. Comunque l'azienda che esiste da 120 anni e sembra ancora in salute, non credo che dopodomani vada a lasciarmi con le braghe di tela. Non tutte sono come Wirecard. Come dicevo prima, un piccolo dividendo, 1,66%, che male non fa, in un portafoglio diversificato come il mio, in cui i dividendi vengono automaticamente reinvestiti dall'aerogramma di Trading 212, che è la piattaforma che uso, per cui non mi devo neanche preoccupare di capire cosa fare con quei soldi, automaticamente mi vengono reinvestiti all'interno dell'aerogramma. Andiamo a vedere un attimino che la ex dividend date è il 17 novembre, per cui fra un po' mi verrà pagato il dividendo. Yeah!
Per quanto riguarda il dividendo, è un dividendo che è andato sempre a salire. Per quanto riguarda lo yield, è stato abbastanza ballerino, ma l'aumento del valore intrinseco invece è sempre stato in aumento. E qui si può vedere che dal dollaro annuo che era del 2010, siamo qui nel 2020 che è a 2,64 dollari, e si prevede che arrivi quasi a 4 dollari nel 2025. Per cui uno di quei dividend growth, aziende che aumentano costantemente il proprio dividendo anno dopo anno. Dunque, il current payout ratio agli investitori è solo del 38%, rimarrà più o meno stabile, intorno al 37% entro il 2023. Per cui quello che mi ha fatto propendere per questa azienda è che la parte di denaro che viene utilizzata per i dividendi è molto piccola rispetto a quella totale, per cui l'azienda non dovrebbe mai tagliare il dividendo, non dovrebbe mai bloccarlo, ma anche se dovesse essere necessario farlo, avrebbe un 38% di disponibilità di capitale in più da impiegare per risolvere eventuali problematiche improvvise che possono anche non essere, diciamo, previste. Ecco. Andiamo a vedere lo stipendio del CEO, che è 18, quasi 19 milioni di dollari e che sta in carica dai 6 anni e 17, più o meno, quasi 6 anni e 2 mesi. Brian Cornell, 61 anni, per cui è alla guida di questa azienda da 6 anni, e l'azienda in questi 6 anni, come andavamo a vedere prima, vediamo gli ultimi 5 anni, ha fatto un'ottima crescita, è andata sempre a crescere. Per quanto riguarda l'ownership dell'azienda, vediamo che in quest'ultimo periodo sono state molte le vendite degli inside trading, non trading, la maggior parte sono state queste persone qui, che sono individui che fanno parte dell'azienda, ma questo non dovrebbe preoccupare, perché ovviamente se ci sono problematiche particolari, dovrebbero riflettersi anche a livello dei fondamentali dell'azienda, e qui mi sembra che i fondamentali dell'azienda siano ben solidi. L'azienda è prettamente in mano alle istituzioni con un 83%, e poi un quasi un 17%, un 16,6% è in mano nostra, general public. Purtroppo quel 16% non è tutto mio, ma lo vorrei volentieri. I top shareholder istituzionali sono Vanguard Group, che ha quasi il 9%, State Street Global Advisor, che ha un 8%, BlackRock, che ha il 7%, Capital Research Management il 2,32%, e poi via via tutte le altre. Tra l'altro qui c'è anche Renaissance Technologies, che come sappiamo è quel famoso fondo che investe con le tecnologie matematiche automatizzate ed è molto famoso per fare grossi profitti, per cui se ci sono loro magari abbiamo anche Invest. Insomma, ci sono dei grossi fondi, tutta la maggioranza dei grandi fornitori di fondi a gestione attiva e passiva e di ETF sono all'interno dei target. Bene, eccoci arrivati alla fine di questo video. Ovviamente questa azienda è il mio portafoglio e questo non è un consiglio finanziario a investire in target. Ho fatto le mie analisi, ho trovato che l'azienda è adeguata alle mie prospettive di crescita e ai miei obiettivi finanziari. Ovviamente se una persona decidesse di investire in questa azienda dovrebbe andare a valutare personalmente se appunto quell'azienda vale per i propri obiettivi finanziari e diciamo di investimento. Non fare mai investimenti a occhi chiusi. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo ovviamente, come sempre, se puoi lasciare un pollice in su, perché YouTube gli fa tanto piacere, ma proprio tanto. Me l'ha detto lui, cioè, mi ha incontrato l'altro giorno e fa: "Ehi, Pasquale, tutto a posto?" Sì, tu... gli dici ai tuoi amici che ti seguono di lasciare un pollice in su perché mi fa tanto piacere? Ecco, fatelo. E inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche, così non ti perdi nessun video successivo. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!